Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Crash Bandicoot. Dunque, perdonatemi se nell'ultimo video mi sono incazzato, mi ero incazzato perché appunto ho tentato di prendere la reliquia in Team Fortress ma non ce l'ho fatta. Tra l'altro trovo che sia uno dei livelli più da rottura di coglioni dove prendere la reliquia, nonostante sia della prima isola. Oggi vediamo di andare un po' avanti con la nostra avventura. Dobbiamo fare Reaper Roo. Ecco, questa l'ho provata un po' di volte, è una boss fight che non mi piace per un cazzo. Non la reputo una boss fight ben fatta, ok che stiamo parlando di un gioco di tanti anni fa, eh. È una boss fight un po' da rottura di cazzo. Cioè, sostanzialmente dobbiamo cercare di farlo saltare per aria con le TN. No, devo aspettare che si sposti. Però, dovete aspettare che si spostano, vedete? Perché lui per ora momentaneamente non viene dalla nostra parte, no? Cioè non viene qua dove sono io, per intenderci. E non è neanche facile calcolarci i tempi, no? Ora manca l'ultimo colpo, ho due Aku a disposizione. Ma vaffanculo, va. Allora, inizio a premerla. Merda. Iniziamo a premere anche questo. Non è una boss fight, sinceramente, che mi piace troppo. Ok. Vabbè, veloce. Però non mi fa impazzire, ecco. Se non sbaglio, dovrebbe esserci anche nel 2 Reaper Roo, ma nel 2 è fatto molto meglio come boss fight. Ok, The Lost City. Tra l'altro qua vedete che la gemma è diversa da quella, non so se notate, guardate. Qua c'è una gemma colorata, vedete, qua è una gemma colorata in questo livello, ma non mi ricordo come si prende. Comunque, vediamo di salvare allora, quadrato. Vabbè che fa il salvataggio automatico, però. Vediamo com'è The Lost City. Spero che non sia quello che ricordo io. Oddio, questo ragazzi è difficilissimo. Questo livello è difficilissimo. Soprattutto per la reliquia. Qua come faccio? Così? Ok. Occhio, dobbiamo usare questo. No, non c'è niente. Mi mettono un coso per saltare e non c'è nulla. Mi sembra strano. Per tornare di là dobbiamo fare così. Questo livello è veramente tosto, eh. Qua ci sono un botto di vite. Quante casse? No. Ah, sono riuscito a salvarmi in qualche modo. 82. Occhio a quelli. No! Ho buttato via la roba di cocco? E allora devo morire. Mi sembrava di aver visto partire via una delle facce di Coco. Spero di aver visto male, adesso vediamo. Ma mi chiedo qua che cazzo l'ha messa a fare questa per saltare se non c'è un cazzo. Mi sembrava di aver visto. Oh. L'avevo buttata via, sì. Queste cadono, occhio. Bene. Qua state basti eventualmente. Ce lo facciamo con calma ragazzi, tanto non devo farla la reliquia adesso, ce lo facciamo con tutta la calma di questo mondo, sto livello. Ah, la vita lì si prendeva saltando in alto, vedete? Saltando su una delle piattaforme lì. Bene.
Ah, qua devo usarlo per saltare lui, ragazzi, eh. In questo modo devo prendere quella. La vita fa niente. Questo pezzo, ragazzi, è una bella rottura di palle. Questo qua ha da fare a tempo con la reliquia, è un casino, credetemi. No, ma perché cazzo? Anche prima ho saltato giù. Qua possiamo andare sopra. Devo attivare anche quello là, col punto esclamativo. Non so cosa abbia attivato, qualcosa in alto, presumo. Ok, lì servono tre cose del dottor Brio. Me ne manca una che probabilmente sarà qua dentro. Sarà qua, mi auguro almeno. Dai. E infatti. Questi qua io posso trivellarli, dite? No! Puttana troia, tua mamma! Fortunatamente li posso solo saltare in testa allora queste merde. Perché? Perché le corna, dite? Rifacciamo la prova? Cioè non si può. Bah, non ho capito perché sono morto prima, però vabbè. Questa sarà tosta. Ma. Oh, così devo fare, che pirla! Adesso ho capito. Devo dare la trottola. Ok, vite che servono. No, perché? Perché ho fatto la trottola? Fortunatamente qua non penso che perdiamo le vite. No! Madonna, adesso tiro giù una bestemmia di quelle prepotenti proprio. Anzi, una combo di bestemmie che magari va meglio. Ma no, perché? Vabbè che lì potevo fare un'altra cosa. Ma no, ma per dai, Madonna, che due coglioni. Mi sto decisamente incazzando. A parte che sto giocando di merda appunto perché sono incazzato. Questo sì che è un crash difficile, perché è difficile, non crash 4. Questo qua è il crash più difficile di tutti, a mio parere. Ma dai! No! No! Me l'ha fatta esplodere! Ok, me la fa esplodere, allora posso andare avanti. Ok, posso andare avanti, ne distruggo lì tre e l'altra dopo la fa esplodere la TN. Pensavo di dover tornare indietro, invece no, vabbè. Ma perché? Non è vero, dai, che stronzata, che stronzata. O forse sì che ho fatto la trivella, sono andato in avanti, ma sinceramente non mi sembrava, vabbè. Ok, ho appena iniziato il video da pochissimo e già mi stanno venendo le madonne tutti santi, eh. Ma non è vero! Non è assolutamente vero. Cioè, e fino adesso non. Vabbè. Ma anche prima, uguale identico, ragazzi. Ma. Boh. Non capisco. Quindi qua dobbiamo fare così. Poi andare di qua. Uno, due, tre e fuori dai coglioni. Dottor Brio del cazzo. Perdonatemi se ci ho messo un po'.
Tra l'altro, ripeto, non mi ricordo come si prende la gemma colorata. In questo livello ci dovrebbe essere la gemma colorata. Forse finirlo senza morire, eh? Occhio a ste pedane qua che adesso vedete si sballano tutte. No. Bravo. Dai, pensavo di riuscire. Pensavo comunque che col salto di riuscire ad andare di là, eh. Quante che vite ne abbiamo, sti cazzi. Qua si saltellate, guardate, vedete. Facciamo così. Non ho la QAQ, devo fare attenzione. Qua sono safe. Occhio di là, vedete. Qua è pericolosa la situa. Molto pericolosa. Uno, due. Dai. No! Pensavo di aver fatto giusto, vabbè. Certo che giocarlo dopo tanto tempo. Devono uscire tutti e tre insieme, in teoria. Ora. Vabbè. Dai. Grazie. Merda! Qua devo saltarli in testa per prendere quella. E là dovrebbe esserci il la terza maschera, appunto, di Coco. Ok. Oddio, vabbè, qua in teoria non è un problema. In teoria. Oh cazzo, invece sì. Qua a calcolarsi i tempi è un casino. Uno, due, tre, quattro, cinque. Qual è cinque? Mamma mia. Ok. Boh, dite che riusciamo a prendere tutte le casse qua. Ne mancano tre. Sì. Qua in mezzo, vedete? Qua in mezzo non si sbilancia. È sui lati che si sbilancia qua, vedete? No! E lì come cazzo faccio, scusate? No, aspetta un attimo. Viene un dubbio. Ok. E quel figlio di puttana lì? Devo saltargli in testa, cazzo, per prendere quello. E prendere le ultime due casse. Qua abbiamo preso la gemma, ragazzi. Ma la gemma colorata non mi ricordo come cazzo si prende. Dovrei andare a... Quasi perfetto, ma sei morto. Ah, vedete? Sì, cazzo. Qua bisogna finirlo senza morire. Facciamo così. Facciamo Temple Ruins. Vediamo qual è. Ed eventualmente poi riproviamo un livello lì senza morire. Il problema è che farlo senza morire è tosta. Comunque un po' alla mano io l'ho persa al gioco, cioè non è che gioco bene come una volta, ecco, c'è da dire anche questo. Questo è un altro livello, non da rottura di cazzo. Non c'era niente, ok. Queste cadono sicuro. Occhio. Bene. No! Non posso aspettare tanto. Non abbiate fretta di fare i livelli, tanto tempo ce n'è. Ah, volevi fottermi, eh. Ora. Vedete che qua, anche se non abbiamo sotto il segnalino come nel Crash 4, qua le prospettive sono fatte molto meglio. Ma molto meglio, non c'è paragone.
Di qua. I ragni di merda, me li ero dimenticati questi stronzi. Bello, è sentito il mio? È sentito il rumore, mio? Mio! Via, fuori dal cazzo. Con tutta la calma di sto mondo, tanto adesso non stiamo prendendo la reliquia, quindi vaffanculo. Qua, occhio ovviamente al fuoco. No! Per un attimo mi sono cagato addosso. Un checkpoint assolutamente. Aku aku. Stavo sbagliando lì, Dite che c'è un percorso illusorio, ragazzi. Vedete che ci sono le... Sì. Vedete, qua ci sono i percorsi illusori anche. E di lì posso andare, sì. Si capiva perché c'erano le mele, no? Ma allora? Ma che cazzo? Ma ce la fa? No, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Ma che cazzo? No, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, dai. Non mi prendeva... Non mi rimbalzava, no? Sulla freccia. No! Madonna Dio, madonna. Torna, mi auguro. Non torna? Ok, torna. Entro domani, magari, grazie. Devo riprendermi tutto. Facciamo prima sta merda. Prima non mi rimbalzava. In alto c'è qualcosa? No. Rifacciamoci sto merda di percorso. Lì c'è il fuoco. Qua già è un problema perché così qua cadono. E qua dove cazzo vado? Ah, di qua. Mio. Merda, che culo. In teoria mi aveva colpito lì il fuoco. Ma di là... Ma vaffanculo, di là destra c'era qualcosa, non ho visto. Mi sono distratto per quello, ragazzi, perché stavo guardando a destra e non ho visto bene il salto. Beh. No, non mi sembra, sinceramente. No, non c'è niente da prendere, ok. Qua è un po' una rottura di cazzo. Finito? Oh, la prima gemma, finalmente. Questo, ragazzi, è tosta. Da fare con la reliquia è tosta. Parabam! Questo è davvero tosto per prendere la reliquia. Road to Dawnwear. Allora, proviamo la reliquia e dopo provo a fare, appunto, l'altro livello senza morire. Devo calcolarmi bene i tempi, perdonate. Devo andare a manetta. Non ho visto quanto vuole. Non ho visto quanto voleva, vabbè, fa niente. Dai. Qua si perde tempo, c'è poco da fare. Fa niente, andiamo avanti. Oddio, fa niente, non ho più Aku Aku. Fa niente mica troppo. Dai.
Qua devo muovermi. Potevo andare, ho avuto paura. No, che errore, che errore. Che errore del cazzo, vabbè, rifacciamo, dai. Ho voluto provare, ma è stata una pessima idea. Qua non potevo andare subito, però. No, ma ho preso il tempo, sì. Sarà almeno 2 minuti sto cazzo di livello, mi auguro. Dovevo aspettare, cazzo. Dai, entro domani. Ah. Ancora, potevo andare forse. Qua devo aspettare, no, preferisco aspettare, non mi frega un cazzo. Di là dite che ci sono, no, vabbè, vediamo. Ma ho saltato bene, ragazzi, mi si è il drift di merda del joystick. No, rifacciamo. Sapete che i joystick della PS5 hanno quel problema di merda, che è scandaloso che un joystick da 80 euro dia questi problemi con l'analogico. Ma è veramente una roba, secondo me, scandalosa. Non esiste proprio. Facciamo così, che ho pure sbagliato, vabbè. No, lì ho sbagliato io perché era troppo alto. Mi sto rompendo il cazzo. Mi stanno iniziando a partire le bestemmie, quelle brutte adesso. Stavolta aspetto. No! Che due palle, veramente. Dai, muoviti. Dai. Se riesco a prendere anche l'altro acqua è buono. Che cazzo. Io ci provo. Lo sapevo. Lo sapevo. Dai. Fa niente, bravo. Porca puttana. A volte sembra quasi che rallenta quando salta, cazzo. Di quella merda. Dai. Non ho parole. Cioè. Allora! Perso un po' di tempo. Qua sono meglio di prima, prima ero a 21. Dai. Che palle. Ma che cosa? No, no, che cazzata, ragazzi, che cazzata clamorosa ha fatto lì, non mi aveva colpito. Aspetto, che cazzo devo fare? Ma potevo andare, forse. Sto perdendo tempo. Dai, muoviti. Ma... che palle, però, eh. Dovevo... no, rifacciamo. Sto abbastanza rompendo il cazzo, devo essere sincero. Ok. Ok. Ok, qua è andata meglio. Vale,
Ma che coglioni che sono stato, vabbè. Dai. Anche poi mi viene nervoso e si sbagliano i salti, no? Qua posso andare, ma non voglio rischiare. Potevo andare, cazzo. Dai. Ma perché? Ma perché? Ma... Qua meglio, ho imparato sto pezzo più o meno. Anche questo, vedete che si fa tutto in successione. L'ultimo salto forse no, cadevo. Però ragazzi, mi sa che a sto punto io le reliquie ve le allego poi. Ve le allego senza commentari, perché sennò sono più le bestemmie che tiro che altro. Senza commentari ve le devo portare. Non ho preso il 3, non ho preso il 3, dai, porca puttana. Sì, no, le reliquie le porto. Ci facciamo solo la storia base e le gemme con il... col commentary. Le reliquie senza il commentary. Qua non posso saltare subito, mi sa. Dai, muoviti. E potevo andare, cazzo, ho perso una mela di tempo. Aia. Me la rischio. Buono. Dai. No, adesso aspetto, non me ne frego. Vaffanculo, va. Vaffanculo. Dovrebbe essere quasi finito se non erro, non mi ricordo. Dai, sono un coglione. Porca puttana, lo sapevo io. Lo sapevo io. Vabbè, rifacciamo. Sperando sia la volta buona perché... mi sto rompendo alquanto la minchia. Ma alquanto. Che cazzo gli è venuto in mente di mettere le reliquie a tempo che non servono a un cazzo se non a rompere i coglioni? Non c'erano nel gioco originale. Sì, giusto per allungare il brodo, giusto per rompere il cazzo ai giocatori sostanzialmente. Qua si può andare subito, ma ho sbagliato io, dovevo andare subito. Dai. No, no, porca puttana merda. Ancora? Sesto errore di prima. No, ragno di merda, via. Perdonatemi, sto morendo un botto di volte, ma è una vita che non lo gioco, quindi non mi ricordo più come fare i livelli. Cioè, le tempistiche, i movimenti giusti e tutto il resto, no? Qua, ad esempio, ho perso una mela di tempo. Dai. Ah, vaffanculo. Vediamo cosa ho preso. La platino, ah, almeno vabbè. Comunque ripeto, è meglio se ve la leggo poi della liquid oro. È meglio se ve la leggo poi con calma. Proviamo a farci questo livello senza morire. The Lost City. Fatemi salvare.
quindi il quadrato, prima che sbaglio e carico. Ok. Allora, proviamo, non devo morire per prendere la gemma alla fine. Ma dite che la morte nel livello bonus la conta? Cioè tipo nel livello del dottor Brioli. Se mi conta quella è un grosso problema. No, ora non ci penso nemmeno per la reliquia, ma non ci penso ma nemmeno. Piuttosto me lo faccio con tutta la calma di questo mondo, ma... Allora, qua c'è la testa di... No, no, cazzo, già partiamo male. Ma malissimo. Non dovevo perdere la Kuaku. Assolutamente non dovevo perderlo. Sì, qua posso stare anche sopra, ma... Problema è che devo riavviarlo. Non posso riavviarlo. Cioè, devo uscire? Che stronzata. Cioè, si possono riavviare solo... Vabbè. La Kuaku non la devo perdere, c'è poco da fare. Facciamo così che tanto non serve un cazzo saltare lì. Perché non l'ho preso? Boh. Misteri della vita. Qua bisogna aspettare. Con calma, me lo prendo con calma ragazzi, altrimenti ci muoio. Ci mettiamo un po' di più ma lo facciamo. No. Ma... Che culo. E ogni tanto ci sta anche il culo, eh. No. Ma mi interessa solo quella. Ripeto, nel livello bonus potete morire, in teoria non ve la conta come morte. No! Dai. I salti però a volte non funzionano per un cazzo, devo dire. Io spero che si possa morire a livello bonus, altrimenti è un problema. Un grosso problema. Dov'è l'ultima testa che non mi ricordo? Ah, qua. Questo qua va levato dal cazzo, ragazzi. No. Ripeto, spero che non mi conta la morte qua, ma non dovrebbe contarla. Allora, qua non devo fare cazzate. 1, 2, 3. Ok, andiamo. Con calma, perché altrimenti poi... Quindi... Qua... In testa, aspetto. Idem.
Merda. Non ero sicuro, perdonatemi. Qua ho paura, sto pezzo mi fa paura. È meglio aspettare un attimino che escono tutti contemporaneamente. Ora. Ora. Quello salta lì, non mi ricordo. No. Che culo. Perdonatemi che non sono andato, ma non ero sicuro. Con calma, ce l'abbiamo quasi fatta. Con tutta la calma di questo mondo. Spero, ripeto, che, perché qua potrei morire, spero che non mi conta la morte. Se lo fate piano è più facile, avete visto? No! Oh, 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 porca puttana! Vabbè, speriamo che non conta la morte lì. Odio sti cazzo di pezzi, veramente. Ma mi è scivolato, ragazzi, mi è scivolato. Che scandalo, veramente. Però sì, ero un po' sul filino della cassa. No! Sto pezzo a dire che è una rottura di coglione dire poco. Vedete che puttanata, si è rotta prima quella sopra e dopo non posso più salvarmi. Sì, anche sta roba che ogni volta mi fa vedere le mele che perdo, però ci avete rotto i coglioni, eh. È bello che prima l'ho fatto al primo colpo questo, adesso che mi serve farlo subito, vabbè, non riesco. Ma, madonna, mi sta venendo un nervoso che non potete capire. Mi voglia di spaccarmi il pad in testa. Dio santo. Ma perché ancora? Perché ha fatto ancora così? Non mi ha... Praticamente non mi ha spostato Crash. Non mi ha spostato Crash per fare gli altri. Mi sta venendo un dubbio di fare una cosa, di provare a fare una cosa, perché mi sono rotto veramente il cazzo adesso. Capite cosa ho voluto fare? Perché mi ero rotto veramente il cazzo. Mi ero rotto proprio il cazzo, quindi usare la trivella era la cosa migliore. Che bonus di merda questo, però. E spero che non mi conti la morte che ho fatto, le morti che ho fatto qua nel bonus. Se no, altrimenti sono fottuto. Cazzo, è vero. Sì, ma vieni, quindi vedete, non vi conta la morte nei bonus, bene. Ok, gemma verde presa. E probabilmente ci apre... No, adesso non me la sento di fare la reliquia di quello. Proviamo a fare una cosa, ragazzi. Proviamo a tornare nel primo livello. Voglio vedere se la gemma verde è quella che apre le pedane di qua. Per poter ottenere le varie gemme qua che non ho potuto prendere, no? Ah. Stormy Ash è un livello rilasciato col DLC difficilissimo. Proviamo. Vediamo se adesso...
Non c'è niente. Ma dai, chi cazzo ti ha detto di prenderla lei? Vabbè, chi cazzo gli ha detto di prendere quella? Lo sa solo lui. Vabbè. Vediamo se qua serviva la gemma verde. Non ho tolto. Qua c'è qualcosa? No. Cioè, sti livelli a confronto di quelli che ci sono dopo sono facili. Vedete! Vedete che la gemma verde ci porta, appunto. Adesso che ho preso la gemma verde posso ottenere tutte le carte qua. Almeno ci facciamo già subito un po' di completismo. No, il checkpoint! Si ci porta qua sopra e ci fa prendere le casse che mancano, che sono queste tre. No! Vabbè, fanculo la vita, dai, tanto le casse le ho prese. Le ho prese tutte, vero? C'è un problema però, mi sa che ho fatto una cazzata. Mi è venuto un dubbio ora. Mi è venuto un serio dubbio. Dai, pensavo morisse anche quello. Qua devo saltare. No, non è qua. Ok. Ma qua non c'erano anche le facce del dottor Bayer in questo livello. Vabbè, fuori dai coglioni quello. Almeno facciamo veloci. Ok, bene, ho preso tutto. Ottimo. Possiamo fare anche gli altri in teoria. In teoria. Anche questo è fatto. Allora, in teoria possiamo prendere anche queste. The Great Gate. Che due palle sto livello. Fatemi solo un secondo. Anche qua in teoria potrebbe servirmi la gemma verde, ma ce l'abbiamo presa, quindi vediamo se ci apre il percorso. Scusate, stavo controllando una cosa. Ok, vediamo. Oh, super Akuaku. Ottimo. C'è qualche pedana per saltare, devo stare attento. Prima che la distruggo con l'Akuaku. Occhio lì. Ok. Fuori dal coglione. Quanto è bello avere la Kuaku, cazzo. Dai. Facciamoci anche questo. Vita ne abbiamo ormai a catinelle.
No, vedete? Quella è un'altra gemma colorata. A sto punto vale quasi la pena sbloccare tutte le gemme colorate, ragazzi, e poi dopo tornare nei livelli, anche perché... Upstream, papu papu. Può essere però, ragazzi, che... in una di queste funzioni ancora la verde. Proviamo. Cerco di farlo veloce. Se no... Oddio. Oh, ottimo. Sì, però non devo morire. Ma vaffanculo, quel piragna di merda di sua mamma. Tanto si capisce, poi qua si vede se c'è il percorso sbloccato. No, vedete, no. No, qua ci vuole un'altra gemma. Niente, usciamo, ragazzi. E io farei quasi quasi... Ci facciamo l'ultimo livello per oggi, ragazzi, eh. Ci facciamo... Vediamo com'è Road to Nowhere. Non mi ricordo mica, sinceramente, quale sia. Oddio. Oddio, è questo. È il ponte con la nebbia, cazzo. Ma ce ne sono di due, se non sbaglio. Occhio, perché quelli lì cadono, vedete. Qua posso andare a manetta, la fortuna è quella. Questo qua, ragazzi, è un bordello, sto livello. Però ce ne sono due di questi. Il ghiaccio mi fa scivolare. Vedete? I salti qua sono tosti. I salti qua sono tosti. E quello perché non c'era prima? Ma posso... Cazzo, non posso... Non po... Devo saltarlo per forza? I salti qua sono difficili. Questo a tempo, ragazzi, è un altro dito in culo. Ok, fin qua decente. Vedete, fate i saltelli qua, eh? I saltellini così. Tac, tac e tac. Qua serve il salto lungo, saltello. Ma no! Ma non è vero, dai, porca puttana! Di sua mamma quella grande cagna. Ah, già che quelli lì sono una merda perché cadono... Sì, ma il checkpoint, ragazzi, io... Oh, no, veramente il checkpoint, seriamente. No, veramente, datemi il checkpoint, siamo seri? No, no, che due coglioni, dove cazzo è il checkpoint? Qua i checkpoint sono pochi. Cioè, ma scherziamo, ma scherziamo. Vabbè che è quella poi la difficoltà del livello, appunto. I pochi checkpoint. Potrei fare... Questo livello, ragazzi, siete bravi, lo potete fare sulle corde. Solo che io non sono troppo bravo a farlo sulle corde, quindi preferisco farlo così. Allora, qua dobbiamo fare così e poi saltare qua. E qua? Ah, ok. Ma no! Ragazzi, mi è scivolato, mi è scivolato. A me ste cose non potete capire quanto mi mandano il sangue al cervello. Vabbè che si fa veloce, però... Una questione di principio. E quel problema c'è anche in Crash 4, cazzo. Cosa che dovrebbero... Che dovevano
aver abbondantemente risolto ormai, invece no. Top, ce ne sarà un altro poi di questi livelli qua. Qua, ripeto, o le corde o dovete fare così. Ed è una bella rottura di coglioni. Guardate l'ombra, ragazzi, l'ombra dove cade per capire i salti. Cazzo, come mai ne ho mancate? Non... Dove cazzo le mancate? Vabbè, fa niente. E mi fermerei qui per oggi. Questo video, perdonatemi l'incazzatura, ma... direi che ci sta a incazzarsi con Crash Bandicoot. Allora, nel prossimo video... Innanzitutto vedo di prendere la reliquia oro là in quel livello di merda Native Fortress e lo allego nella playlist. E poi proveremo a fare Road to Nowhere con la reliquia, vediamo se riesco, lì però è molto difficile. Ok, salviamo la nostra partita. Perfetto ragazzi, usciamo. Bene, spero che questo video di Crash Bandicoot Insane Trilogy vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì.